Per costruire l'alternativa popolare, Potere al Popolo sta portando avanti una massiccia campagna di adesione, tappa anche all'Aquila con Giorgio Cremaschi. Il 30 settembre si concluderà questa prima fase, poi sarà la volta dello statuto che formalizzerà Potere al Popolo come un soggetto politico vero e proprio. Beh, che c'è un sacco di gente che si iscrive, questo è molto positivo, nonostante che abbiamo costruito una procedura non semplicissima per l'iscrizione, perché noi vogliamo fare un archivio elettronico degli iscritti che dia la possibilità a tutti gli iscritti poi di partecipare alla vita interna di Potere al Popolo, di intervenire, di decidere. Quindi diciamo che è un successo insperato, ma probabilmente perché stiamo raccogliendo un bisogno, cioè il bisogno di fondo che c'è in questo paese, che è quello di una sinistra vera che non c'è più, di una sinistra vera che sta con i poveri contro i ricchi, che sta con gli oppressi contro gli oppressori, quella che c'è stata per un secolo in Italia e che poi è stata diciamo occupata dal Partito Democratico e dalla finta sinistra, che sono poi i responsabili anche della deriva preoccupante a destra di questo paese con Salvini e tutti gli altri. Ecco. Potere al Popolo, ha detto Cremaschi, vuole restituire all'Italia una sinistra vera in contrapposizione con il Partito Democratico. Molta contrarietà anche all'operato del governo Movimento 5 Stelle Lega, che per Cremaschi è semplicemente il governo di Salvini. Sull'Aquila tanto da dire. Cremaschi in città è venuto spesso come sindacalista. I segni della ricostruzione, ha detto, si vedono e sono evidenti, ma non ci sono cittadini nella città. Cioè, cosa bisogna fare perché le persone tornino nelle loro case, ci tornino le botteghe sotto? Perché due minuti fa abbiamo parlato con un proprietario di un bar, perché sono andato a farmi un giro per cercare di capire un po', il quale mi ha detto che lui sostanzialmente vive la sua attività si fonda sui muratori, cioè su quelli che costruiscono, sugli operai che ricostruiscono le case, non sugli aquilani che sono tornati. E quindi dice, ma gli ho chiesto, ma com'è possibile? Dice, come fa uno a tornare qua? Non c'è il negozio, se deve comprare la rosetta dove la compra? Cioè, è evidente che c'è un problema enorme di ricostruzione sociale del centro, cioè se vogliamo che la città viva non può essere di bei palazzi vuoti, deve essere una città in cui tornano le persone. Io ricordo, perché sono venuto tante volte per ragioni sindacali nel passato, quando c'era ancora l'Italtel, che aveva 3.000 persone, anche di più, e mi ricordo che la cosa che mi colpiva di più, per me che abito a Brescia, quindi sono abituato al clima, anche se giro l'Italia, al clima delle città del nord, anche insomma lo struscio serale che c'era all'Aquila, che sembrava che, diciamo, ma la prima volta che vieni all'Aquila è prima del terremoto, molto prima, dici, ma c'è qualche evento, cioè c'è una manifestazione, c'è la festa del patrono, no, c'era lo struscio serale normale. Ecco, se non si riesce a far tornare la gente in città, si fa un museo, non si fa una città. Questa, mi pare, dovrebbe essere la questione di fondo.